Puoi liberarti dalla tua condizione attuale. Hai paura di essere intrappolato in un ennesimo loop da pochi secondi. Vuoi solo buttarti al lavoro e tirare fuori qualcosa di interessante. Vuoi esprimerti, seguire l'andamento dei suoni e come si incastrano. Ci vuole poco perché vada a finire come sempre. Ma hai ancora la speranza di uscirne, di superare l'ostacolo. Chi è l'ostacolo? Lo so, è un po' vago, cioè l'ho fatto un po' a caso. Non preoccuparti. È solo un Su inizio. cui si inserisce un contrasto secco e deciso. Sì, puoi aggiungere la cassa. Così è più completo, no? Sì, lo è. Però mi sembra ancora un po' pesante. Come posso renderlo più leggero? Mettendoci altre percussioni, ma... Qualcosa che faccia da ponte, qualcosa di questo genere. Sì, ma E possiamo... poi ci metterei anche un rullante, un qualcosa di questo Ne tipo. abbiamo fin troppe di percussioni adesso. Possiamo andare avanti? Sì, scusa, hai ragione, dimmi pure. Ora che abbiamo il E ritmo. dobbiamo trovare una melodia, giusto? Sì, giusto. Prova un giro di basso. La tonalità va bene. La tonalità va bene, ma intanto prova un giro con un'ottava più bassa. Intendevo separatamente, non cercare di incastrarlo. Sì, però non so. Prova una melodia a sé stante. Ma non trovi che sia un po' monotono? Ripeto, prova una melodia senza nient'altro. Non saprei cosa metterci. Ah, ma è così difficile da capire! Ecco, forse una voce femminile acuta, proviamo! Sì, però io cambierei ancora un po' il giro. Ma sì, dai, così magari si riesce ad ascoltare. Perché non ci ho pensato prima? Ok, aspetta. Quindi stai facendo davvero sul serio? Sì, certo, non senti che respira molto di più. Sì, però non è ancora abbastanza, come dire, efficace. No? No, no. Bisogna metterci ben altro, espandere, elevare il tutto. Certo, ma cosa ci Due o tre metto? accordi di pianoforte classici, belli e puliti, che non fanno male a nessuno. Ma lenti o veloci? Veloci, veloci, stai scherzando? Non possiamo mica perdere il ritmo. Ma non tutto uguale, vai su, giù, variale un po' come ti pare. Lasciati andare. Comincio a sentire le vibrazioni E positive. allora teniamole. Abbiamo bisogno di un motivo guida. Sì, è vero. E quale scelgo? Quello che ti piace di più. Quello che ti dice il tuo istinto. Fallo ballare. Yeah! Sì, ora ci siamo. Un attimo, ti hai impallato. Tra poco possiamo continuare. Ma che cosa vuoi continuare? Niente, si è bloccato. Non è la prima volta. Non riesci proprio a vedere il problema. Sì, lo so, dovevo aggiornarlo e non l'ho fatto. La prossima volta lo faccio, promesso. Io spero che tu stia Ma scherzando. perché? Ma non hai capito che si è bloccato il programma? Ma non è il programma, sei tu che ti sei bloccato. Continui ad aggiungere cose su cose una sopra l'altra e qual è il risultato? Sì, esatto. I soliti 20 secondi di musica. Un loop che continua a girare su se stesso, senza andare da nessuna parte. Quindi essenzialmente mi stai dicendo che quello che ho fatto fino adesso
È una merda. No, non intendevo questo. Beh, allora intendi che non sono più in grado di fare una canzone? No, nemmeno. Beh, te lo dico io, pensi che non sia più in grado? No, io non lo penso affatto. Ma comincio a credere che lo pensi tu. Bene, puoi anche smetterla di crederci. Che cosa stai facendo? Faccio una canzone. Non è così che funziona. Beh, credi che non sia più in grado di fare una canzone? Beh, ti sbagli, io ci credo e la sto facendo. Intendevo non in questo modo. Beh, in che modo? Di che hai bisogno? Dobbiamo avere un'idea su cui basare una canzone, forse? Io cerco questa idea e tu la trovi. Ma non posso semplicemente... Sì che puoi! Mi ci vuole tempo. Bene, allora vado più veloce, così fai più in fretta. Perché ti comporti così? Perché mi costringi! L'hai trovata? No! Bene, allora accelero, vado più veloce. Più veloce è inutile. È necessario! Non ce la faccio. Beh, io sì, quindi trovo. Allora vai avanti da solo, senza di me. Non me ne frega più niente. Ma non te ne frega più niente. E se facessimo proprio come hai detto tu? Una melodia, senza nient'altro. Ah, quindi mi stavi ascoltando prima. Sì, ma quindi ti interessa? Pensavo avessi appena detto non che... Non me ne frega più niente. Sì, l'ho detto in preda alla rabbia e non ci porterà da nessuna parte. Allora, vuoi cercare una melodia con calma e senza la fretta di correre e di trovare questa idea subito all'istante? In tal caso, io sono qui. Sì, scusa, ho sbagliato. Però ti prego, basta. Basta con questi discorsi. Facciamo qualcosa. Benissimo. Allora, comincia da un basso morbido, confortevole. Fai tutto ciò che ti viene in mente. Ok. E con calma. Non avere paura di sbagliare. Non ho paura. Così, continua a esplorare tutte le possibilità e cerca nell'infinito mondo dei suoni. Sì, davvero emozionante, ma questa idea l'hai trovata o no? Abbi pazienza, più vai avanti e più è facile trovarla. Sì, andiamo avanti. Non ancora, ma arriverà. Devi solo proseguire. Sì, ci sto provando, ma francamente... Continua e basta. Ma nemmeno uno spunto, una mezza idea. Devi fidarti. Sì, io mi fido. Ma non abbiamo infinito tempo a disposizione. Ma non pensare a quanto tempo abbiamo. Concentrati solo sulla musica. Solo così potrà arrivare. E lasciati trasportare. Arriverà tra poco, ne sono certa. Thank you.
possibile, ma di nuovo, ma ti sembra? Calmati, non è niente. Ma proprio adesso doveva succedere, adesso. Sì, ma questo non... Aspetta. Sì, lo so, non serve a niente, ma tanto ormai cosa posso fare? No, no, continua a farlo. Ma stavo andando completamente a caso. Appunto, nello stesso identico modo, frenetico e irregolare. No, non capisco. Hai detto che ti fidi di me, no? Sì, mi fido, ma questo non ha senso. Allora fidati e basta. Fallo proprio come hai appena fatto e ascolta bene. Ok, l'idea c'è, ora come la sviluppiamo? Allora, una melodia lenta e irregolare che sostiene una batteria irregolare e irrequieta. Questa è la struttura centrale. Mi sono d'accordo. Però... Però? Ci vuole un intro, un suono che ci introduca dolcemente al pezzo. Ma aspetta, un intro ce l'abbiamo già. Vero, ma non avevi detto che è un po' vago? Sì, sì, lo è. Lo è, ma lo posso migliorare. E quali sono le tue idee? Sarà preciso, determinato, lucido. Saprà dove sta andando, dove ci sta portando.